con noi in diretta il direttore Gabriele Martino di Collamezza. Il direttore tutto, ha visto Lamezia, mi piace come paese, come città, insomma, innanzitutto, ecco, città, essere stata a Roma è molto più grande, ecco, questo primo impatto con la città magari conosceva già, però diciamo adesso direttamente. Sicuramente è sicuramente una città ospitale, è una città gradevole, è una città per la quale sono convinto che le istituzioni politiche locali faranno ancora di meglio per farla, per migliorarla, perché c'è sempre da migliorare, e per farla crescere. Diciamo che a Lamezia si sta bene. Io adesso le chiedo una cosa, come diceva l'altro prima qualche collega, diciamo, della carta stampata, l'impatto con questo nuovo campionato, diciamo, io parlo proprio del campionato, ha avuto, diciamo, non bello, però poi vi siete, diciamo, ripresi. Le chiedevo questo fatto del Covid, purtroppo, che le partite della squadra, in questo momento la squadra non sta giocando perché purtroppo il Gallo, abbiamo saputo, ha avuto quel problema del Covid, ecco, le chiedo, può implicare secondo lei un problema di preparazione alla squadra, secondo, visto che lei persona molto ecco. Ma io credo che le difficoltà siano comuni a tutte le squadre, a tutti gli atleti e anche agli allenatori, perché per loro sarà difficile riuscire a far tenere la concentrazione costante agli atleti, proprio per via di questo problema sanitario che incombe su tutto il mondo. Però confidiamo che gli atleti in primis riescano a comprendere quanto sia importante stare sul pezzo e comportarsi di conseguenza per cercare di portare in alto la Vigorlamezia. Un'ultima domanda, poi finiamo. Si parla oggi c'è svolto il giornale, un decreto in cui vorrebbero bloccare i dottori dilettanti per questo motivo di... lei pensa che sia una cosa pensabile, una cosa del genere, perché il calcetto, anche i dilettanti si parla, ecco, perciò voglio dirle, non so se l'ha visto, perché da stamattina, ecco. Credo che ci sia stata qualche puntualizzazione da parte del ministro Spadafora in tal esatto, senso. Esatto. Per cui... chi fa sport, secondo me, può stare, deve stare molto attento a mantenere e a seguire tutte le restrizioni che ci vengono imposte, ma sono convinto che lo sport fa star bene le persone, non le fa star è un male. Ma secondo me il pubblico può entrare negli stadi, dico, con delle dovute anche in meno ridotte, perché la società purtroppo hanno pure questo problema del... il pubblico porta anche denaro, porta certo, anche economia, perciò certo, non mi permetto di sostituirmi alle istituzioni, ma non lo chiedo questo, un parere, né scientifiche né politiche. Il calcio senza tifosi è come una Ferrari senza pilota o senza benzina.